Ciao bimbe, io sono Barbara Domenici e benvenuti e bentornati in un nuovissimo video. Il video di oggi, fatemi pensare, sarà una vostra ricettina slime. Se anche tu vuoi che io vada a realizzare la ricetta sul mio canale, non devi far altro che scriverla sotto ad ogni video finché non verrà realizzata. E se per caso non la vedi realizzata, io vi consiglio di revisionare un po' la ricetta, perché evidentemente c'è qualcosa che non torna. Questo è un consiglio che vi do. In più ci sarà il giochino del giorno, ma le regole ve le spiegherò dopo, ormai siete bravissimi, lo sapete. Quindi adesso cosa devo fare? Lanciare la sigla. Sigla. Rieccoci tornati davanti al nostro micro calderone. Io direi di incominciare subito a fare questa ricetta, perché dobbiamo mettere qua dentro un sacco di ingredienti. Infatti sono veramente curiosa di sapere cosa succederà alla fine di questo slime. Il primo ingrediente che mi fa mettere qua dentro è un bagnoschiuma, e di questo non mi specifica la marca, quindi ho preso il Vidal, questo qua, che se non ricordo male dovrebbe addensare. Ne metto mezzo cucchiaino, perché saranno un sacco i saponi che dobbiamo andare a mettere qua dentro, quindi non andiamo a sprecare tanto sapone. Il primo sapone è dentro, quindi andiamo a introdurre il secondo, perché sì, ce n'è un altro, e non solo, vedrete. Il prossimo sapone che mi chiede è un sapone per le mani, e io avevo questo qua della Venus, e se non ricordo male lo abbiamo già provato. Se non fosse così, scrivetemelo nei commenti. E andiamo anche di questo a mettere una spruzzata. Ne ho messo una e un pezzettino. Anche questo è trasparente, non mi ricordavo proprio. Ma arrivati a questo punto, prima di andare a introdurre un altro ingrediente dentro il nostro micro calderone, io direi di fare il giochino del giorno. Ed il giochino del giorno è... indovina l'immagine. Prego regia, la state vedendo? Dovete andare a scrivermi giù nei commenti, secondo voi cosa si nasconde dietro questa immagine misteriosa. E vi do un piccolo indizio: si mangia, e a me piace tantissimo. E fatemi sapere se a voi piace. E vi dico anche che è il mio cibo preferito. Dopo di questo c'è la pizza, ma prima io preferisco quest'altra cosa. Adesso che il giochino del giorno è stato fatto, io andrei a mettere qua dentro il terzo sapone della giornata, ed è quello che vi ha fatto entrare e accedere a questo video. Era nella copertina, quindi lo faccio subito entrare. Prego, Sound Silk. Ed è questo qua, che è il sapone più gettonato sul mio canale, nonché il video che ha più visualizzazioni, è proprio con questo sapone. Quindi speriamo bene che anche questo slime funzioni bene qua su YouTube. Vado anche di questo a metterne un pochino. E questo qua non è trasparente, ma è addirittura opalizzato, il mio colore preferito. Credo che anche voi vediate l'iridescenza di questo sapone, e ogni volta che lo uso, non so, perdo sempre un minuto a guardarlo, perché mi incanta la bellezza di questo sapone. A few moments later. Adesso qua dentro ci sono ben tre saponi. E voi cosa credete? Che sia finito così? Non è finito così, c'è addirittura il quarto sapone, ed è il mio preferito. Lei mi ha chiesto solamente un sapone per piatti, quindi cosa uso io quando non mi viene specificata la marca? E lo so che ormai lo sapete tutti. Puoi entrare. Il Winnie's! E ogni volta che entra a me mi strappa sempre un sorriso, non lo so perché. Ed andiamo anche di questo a mettere una spruzzata. Ma prima di farlo, visto che siamo in Premiere e sono lì che vi scrivo, andatemi tutti adesso, ora in questo momento, a lasciarmi un bel like per farmi capire che questi video vi piacciono. Bravissimi, ho visto quell'omerino aumentare. Grazie a tutti. Andiamo a mettere anche di questo. Ho messo un pochino più di mezzo cucchiaino, diciamo un po' meno di una spruzzata e un po' più di mezza spruzzata. Later. Adesso qua dentro ci sono tutti i saponi che la bimba mi aveva scritto nella ricettina. Ah, e non vi avevo detto che questa ricetta non ha nome, è la innominata slime. Andiamo ad amalgamarli tutti insieme. A few moments later. Adesso andiamo a mettere l'ultimo ingrediente, che a voi piace tanto, a me sinceramente no. Lo faccio entrare, prego, panna, puoi entrare. E ogni volta ve lo metto al contrario, perché voi lo dovreste vedere così, giusto? Prima di andarlo a mettere dentro, vi consiglio sempre di shakerare e soprattutto di metterne davvero poco.
questo è il quantitativo ottimale. E andiamo a girare. Mentre giro vi volevo ricordare che se non siete ancora iscritti, cosa state aspettando? Iscrivetevi che è gratis e dovete farlo soprattutto se siete amanti degli slime. Ed attivando anche la campanellina riceverete tutte le notifiche ogni qualvolta io carichi un video, così non dovete neanche andarli a cercare. YouTube vi comunicherà il video caricato nuovo per voi, quindi bello, no? E adesso che abbiamo anche introdotto qua dentro la panna, che poi secondo me dentro la panna c'è anche un po' di pepita di pepite, perché vedete quanto si solidifica e ancora non ho messo nessun addensante dei nostri. Comunque nel frattempo ho anche sporcato tutto. A few moments later. Ok, adesso penso di aver pulito tutto insommino, ma non siamo qui a fare le sfilate di moda, ma siamo qui a fare gli slime. Io direi di alzarci tutti in piedi perché deve entrare lui e lui ha bisogno di un ingresso molto molto importante. Signore e signori, anche oggi per noi, esclusivamente per i miei bimbi e le mie bimbe, entra lui. E il rullo di tamburi? Il nostro Ciccio Corno! Grazie, grazie, basta, basta. Che è semplicemente la nostra polverina, patata magica di bosco, di gnomi, di principesse Disney, di fragoline profumate, appena raccolte nel giardino delle fate che volano con la polvere stellata, gritellata di unicorni rosa, cobalini colorati, mi vengono incantati dentro di sesso, stellina, stellina, e... Allora, nel frattempo ho perso la messa a fuoco del Ciccio Corno, mi è caduta la spatolina e ho anche legato la mia lingua e ho anche sbagliato la frase. Ma che sta succedendo oggi, questa domenica? Mi sta veramente facendo impazzire. Ritorniamo persone serie e andiamo a spizzicar. Andiamo a vedere se questo slime è flop o top. E lascio giudicare a voi se secondo voi è top o flop. Per quanto mi riguarda non è sciolto e adesso lo andiamo a sciogliere completamente così vi faccio vedere la differenza. Però non è nemmeno bello solido come succede spesso, anche come è successo nello slime di ieri. Ma che dire, sono un po' scioccata. E adesso vi faccio vedere come si scioglie quando vi dico che è proprio non venuto, è molto molto flop. Vado a mettere ancora mucho 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 Ciccio Corno e vi faccio vedere come si scioglie. Eccolo qua, adesso si è veramente sciolto e vedete? Quando il risultato è questo, secondo me è proprio flop. Mentre quello di prima era una via di mezzo. Quindi questo è ufficialmente flop. Mentre di prima no. Però volevo farvi vedere cosa intendevo quando è proprio flop. Oh mamma mia, quante parole sto dicendo adesso. Comunque, anche oggi purtroppo siamo giunti alla fine. Se il video vi è piaciuto e non l'avete ancora fatto, lasciatemi ora in questo momento un bel like. Vi mando un grandissimo bacio a tutti e dico a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!